Radio S. Speciale mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia. Pivio Descalzi, autore della colonna sonora insieme ad Aldo Descalzi del film L'arrivo di Wong dei Manetti Bros. Intanto, com'è andata con i Manetti Bros? È stata complicata, nel senso che avendo dovuto lavorare già dall'inizio su un film non finito, seguire le emozioni del film era veramente molto complicato. Cioè, tanto per capirci, nel film, se avete visto il film, c'è un personaggio che non è esattamente umano, no? Però nella versione sulla quale noi abbiamo lavorato avevamo a disposizione un signore cinese vestito di verde, che non è esattamente la stessa cosa che poi vedi sullo schermo. Quindi riuscire a seguire le emozioni, cosa fondamentale quando fai una colonna sonora, era veramente molto difficile. Infatti la lavorazione è durata praticamente un anno e mezzo quasi, proprio perché abbiamo dovuto scandire gli stessi tempi di realizzazione anche degli effetti speciali. E abbiamo finito 20 giorni fa. Come definiresti la colonna sonora dell'arrivo di Wong? Qui, io se potessi definire questa colonna sonora, la definirei una sorta di colonna sonora ambient dark. Nel senso che ci sono molte reminiscenze di alcuni esperimenti fatti da Brian Eno all'inizio degli anni 70, ma ci sono anche dei momenti di scarto verso un indie rock molto più cattivo. Insomma, un brano su tutti i titoli di Coda, che peraltro canto io. Vabbè, comunque, a differenza di altri lavori che abbiamo fatto con i Manetti, esempio Coliandro, oppure i film che hanno fatto per la televisione, oppure Piano 17, qui dovevamo veramente cercare di essere molto vicini alla drammaturgia del film, quindi mantenere una sorta di pulsazione costante dall'inizio alla fine senza avere troppi momenti, chiamiamoli musicali, no? Anche se la musica in realtà è presente dall'inizio alla fine, ci saranno 30 secondi al massimo di pausa, no? Per poter fare questo e non essere invadenti, una delle soluzioni era proprio questa, quella di giocare su un mondo ambientale molto oscuro, perché il film è anche questo, anche se ci sono dei momenti di grande ironia, insomma, però il risultato finale è, direi che è quasi un film nichilista. È diverso fare una colonna sonora per un film di genere? Ha un colore diverso da quelle degli altri film? No, direi che ogni film, secondo me, ha un colore diverso, indipendentemente dal fatto che sia film di genere oppure no. Devo dire che con i Manetti noi riusciamo a volte a esagerare, nel senso che ci permettono anche di fare cose che raramente riusciamo a fare nella nostra attività, chiamiamola più regolare, ecco. Per cui possiamo anche permetterci delle strutture melodico-armoniche che difficilmente utilizziamo in altri contesti, però è anche vero che ad oggi sostanzialmente sono loro gli unici con i quali abbiamo fatto veramente film di genere, quindi non posso dirti se c'è una differenza sostanziale. Nel momento in cui finalmente ci saranno anche altre persone che decidono di intraprendere questa via, probabilmente si aprono anche ulteriori possibilità. Certo, una cosa è che con loro noi ci divertiamo veramente un sacco. Infatti stiamo parlando un po' quasi tra il serio e il faceto per una possibile realizzazione di un possibile sequel. Ci stiamo già pensando anche in termini musicali, che è una cosa che in effetti raramente si riesce a fare in altri progetti. Di solito noi veniamo coinvolti a lavoro sostanzialmente finito, cioè quando praticamente il film è già, se non già completamente montato, ma quasi. Quindi difficilmente interveniamo a livello musicale già da sceneggiatura, invece con loro riusciamo a farlo e lo facciamo in maniera abbastanza costante, questo mi piace moltissimo. Com'è stata l'interazione tra voi e loro? Chi comanda davvero? Beh, devo dire che questo è un lavoro veramente di team, ci lasciano molto liberi, nel senso che le discussioni iniziali nascono sostanzialmente su un approccio iniziale. Ma definire un approccio iniziale non significa necessariamente aver stabilito se lì ci va un la o un sol, no? In questo senso c'è molta libertà, al punto che molte scene, non è stato questo il caso completamente, ma in passato sì, sono nate sulla base di musiche che noi avevamo già fatto in precedenza. Un caso specifico proprio Piano 17, buona parte della colonna sonora non l'abbiamo fatta praticamente prima che il film si girasse, quindi sono stati addirittura loro poi a riadattarsi ai tempi nostri, quindi è per questo che dico che è un team. In questo caso specifico, anche per la necessità di seguire i tempi di produzione, eravamo molto più legati alle loro idee del momento.
però insomma lavorare con loro è veramente molto divertente, proprio perché possiamo permetterci di non essere schematici, no? Ecco. E per un musicista credo che sia fondamentale. Quest'anno riceverete anche un premio per la vostra musica per cinema. Sì, sì, quest'anno è un anno un po' particolare per noi, perché in effetti abbiamo iniziato fuori dall'Italia con un film che spero si veda prima o poi in Italia, che si chiama L'Anfield 3. È un film francese fatto per Canal Plus, ma con la produzione della Roissy, che praticamente è la società di Luc Besson. È un film durissimo, ambientato nel periodo, diciamo, inizio anni 80, e si basa su una storia vera, cioè il tentativo da parte dei servizi segreti francesi di infiltrare un personaggio all'interno del gruppo di Abu Nidal, che è quello, tanto per ricordarlo, dei vari incidenti anche a Roma, all'aeroporto, più tante altre cose. Abbiamo iniziato in questo modo, che per noi è una novità. Abbiamo già fatto film anche per l'estero, ma sempre partendo da produzioni italiane. Questa volta siamo partiti direttamente dalla Francia, e nel corso dell'anno stanno più o meno uscendo una decina di nostri film, oltre alle serie che continuiamo a fare, tipo Distretto di Polizia. Per tutta questa attività hanno deciso di darci questo premio, che è una sorta di premio, non direi proprio la carriera, ma comunque proprio per la nostra attività, e che verrà presentato appunto domani qui a Venezia, ma che verrà consegnato fisicamente credo a novembre a Cinecittà. È il premio Roma Videoclip 2011, il cinema incontra la musica, e l'ho saputo appunto da poco, e insomma mi fa molto piacere. Tra l'altro il mio socio Aldo Descalzi ancora non lo sa, perché non ho avuto modo di farglielo sapere, ma conto di farlo più presto.